benvenuti alla 17ª edizione del Telegiornale di Argenta. Il 30 gennaio si è svolto il primo incontro del Forum Cultura del PD nel Medio Ferrarese, aperto l'intervento dei singoli cittadini, associazioni e rappresentanti di istituzioni di Argenta, Porto Maggiore e dei comuni limitrofi, per avviare una riflessione comune e per far emergere proposte politiche sui temi culturali, da sottoporre ai candidati sindaci e al candidato alla presidenza della provincia. Tutto questo alla presenza degli assessori alla cultura dei comuni di Argenta e Porto Maggiore, Adamo Antonellini e Nicola Minarelli. Il 27 gennaio, presso la Sala Giardino di Argenta, alle 9.30, si sono riunite le classi quinte del Circolo Didattico Argentano per celebrare la Giornata della Memoria. Gli alunni hanno partecipato con poesie, letture, canti, danze ebraiche e sonorizzazioni. Nei Balcani, in Cambogia, in Ruanda, si continua a crocifiggere. Perdono per quanti hanno ucciso anche la speranza. Dal 6 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stata allestita la mostra di pittura intitolata Passaggi 1982-2008 di Aurelio Bulzatti, con 40 opere esposte che rappresentano più di 25 anni di lavoro, di cui molte inedite, scelte con attenzione per rappresentare al meglio i temi del percorso artistico dagli anni 80 ad oggi. Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna alla fine degli anni 70, in un periodo caratterizzato da forte esperienze d'arte contemporanea. C'era l'arte concettuale, c'erano le performance, insomma, in un clima di grandissima avanguardia. Il 22 gennaio l'Ecomuseo di Argenta ha ospitato un primo incontro tra Ecomusei dell'Emilia-Romagna sui temi delle collaborazioni di rete regionale e sviluppo locale. L'iniziativa, rivolta ai responsabili, direttori e amministratori degli Ecomusei, è nata dalla necessità di valutare le opportunità che si possono creare dalla costituzione di una rete ecomuseale nel territorio regionale. Oggi è il primo incontro tra Ecomusei nella nostra regione, musei che in un qualche modo si occupano di patrimonio fisico, territoriale e di patrimonio immateriale, quindi della cultura dei luoghi e delle comunità locali. Quindi Ecomusei e musei che si occupano di queste materie per valutare insieme l'opportunità di costituire una rete regionale. Una rete regionale che consenta di non vivere da soli le nostre esperienze nei territori, ma che consenta di valutare insieme delle strategie che connotano i territori e soprattutto distinguono l'agire dell'Ecomuseo da un museo tradizionale. Martedì 13 gennaio 2009, ore 21, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, è andata in scena l'operetta Ballo al Savoy, presentata dalla compagnia di Corrado Abbati, riscuotendo un grande successo. No, non è la prima volta che veniamo ad Argenta, siamo già venuti altri anni, era forse qualche anno che mancavamo, adesso non ricordo esattamente quanti, se 3, 4, però era un pubblico che conoscevamo, un teatro che abbiamo trovato rinnovato e sicuramente molto migliorato, però non era la prima volta, insomma è stato un piacevole rincontrare il pubblico di Argenta. Come sempre molto caloroso, un po' come il pubblico emiliano sa essere, partecipe, vivace, col quale è un piacere colloquiare dal palcoscenico. Sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta è andato in scena lo show musicale Elio è Frankenstein con Elio delle Storie Tese e Next Time Ensemble, diretti dal maestro Danilo Grassi. Il 23 gennaio alle ore 21, sempre al Teatro dei Fluttuanti di Argenta, è andato in scena Paolo Cevoli con il suo Recital 2009, con replica il 25 febbraio. Non mi resta che salutarvi e dare appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!